Thank you.
Thank you.
resti sono stati esumati in un cimitero esterno. In questo luogo, tra l'altro, si conserva del materiale interessante come quella colonna che, secondo gli storici, risale al IX secolo d.C. Quindi Alferio nell'anno 1000 aveva già trovato altre costruzioni precedenti alla sua venuta qui a capo. A lato la grotta, vedete, che accompagna, come vi dicevo, l'abbazia per tutta l'estensione, quella era una cisterna delle acque piovane, che è stata poi prosciugata e adibita al cimitero. E ci sposteremo da questa parte lungo il passaggio, noteremo una serie di loculi, come li utilizziamo ancora nei nostri cimiteri. Allora, qui vi chiedo di fare attenzione ai ritmi di gradini e usciamo. Questa è la goccia del mare.